Benvenuti su News Cronaca. Nel video di oggi parleremo delle durissime parole di Albano rivolte ad Amadeus riguardo il Festival di Sanremo. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. In un'intervista radiofonica, Albano Carrisi ha condiviso con un tono di deciso disappunto la sua esclusione dal Festival di Sanremo, un evento che ha sempre tenuto a cuore. Il cantante, per partecipare alla gara, aveva inviato una canzone dedicata all'ospedale Spallanzani, frutto di una collaborazione con Francesco Vaia, ma alla fine non è stato incluso tra i 30 artisti selezionati. Albano ha espresso una certa delusione, ritenendo che la sua proposta musicale non sia stata valutata adeguatamente. Secondo lui, il presentatore non avrebbe ascoltato il brano, preferendolo in un ruolo diverso da quello di concorrente, ha infatti detto: «Secondo me Amadeus non ha neanche ascoltato la canzone perché non mi voleva come concorrente visto il grande successo che ho avuto come super ospite nel 2023 con Morandi e Ranieri. Però Sanremo, da sempre, è nato come gara, in gara hai l'adrenalina, a fare il super ospite mi sono divertito ma la gara è un'altra cosa». Dunque, l'artista di Cellino San Marco crede fermamente che il suo brano sarebbe stato più adeguato di altri per la partecipazione al festival. Ed è anche per questo che il Classe 43 è sembrato molto riluttante ad accettare un ruolo che non rispecchia pienamente le sue aspirazioni. Dunque, rimane incerto se Albano sceglierà di partecipare al festival in un ruolo secondario o se deciderà di astenersi del tutto a causa del suo risentimento per l'esclusione. E tu cosa ne pensi della decisione presa da Amadeus? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.